Coronavirus e crisi, Confcommercio, Conf Esercenti, CNA e Consorzio Turistico Valle dei Templi si radunano ad Agrigento all'Hotel della Valle. Confronto con politici e istituzioni. Le stime parlano di un 2020 assolutamente tragico, di un 2020 che sarà, dovremmo veramente leccarci le ferite di quello, per quello che sarà appunto a seguito della mancanza di arrivi da parte di turisti nella nostra città, ma ancor di più il problema occupazionale. Il turismo genera un PIL altissimo a livello nazionale e questo problema generale, ma che colpisce principalmente anche e soprattutto la nostra provincia che vive assolutamente di turismo, si ripercuoterà naturalmente anche in mancanza di occupazione, perché saremo purtroppo costretti a non avviare più contratti di lavoro, soprattutto quelli stagionali che oggi dovevano cominciare. È un momento assolutamente difficile, alla politica stiamo chiedendo da tutte le parti, regionale, nazionale e locale, stiamo chiedendo di azioni forti, azioni determinate e soprattutto rapide per venire incontro a quelle che sono le esigenze di un comparto importante come quello produttivo, ma di tutta una provincia in generale. Siamo l'ultima provincia d'Italia, credo che sia giusto di mettersi tutti insieme affinché in questo momento passi il più presto possibile. È un momento dove noi deputati nazionali, che già da domani lavoreremo a fianco della ministra Castelli per il secondo decreto sull'emergenza del coronavirus, possiamo raccogliere le idee, fare una conta dei danni e portare le esigenze di un territorio che è basato sul turismo. Hai detto bene, non è il momento della campagna elettorale, ma è un momento di lavorare insieme in questo momento. Lo stiamo facendo e credo che già dalla settimana prossima abbiamo deciso di convocare dei tavoli settimanali dove ci vedremo per disegnare insieme le strategie che ci devono riportare al futuro, a riavere una normalità, perché dobbiamo dare delle risposte fondamentali a questo territorio. Si parla che lo 0,2% del PIL sul turismo verrà messo in croce da questa emergenza, che è stata gestita male probabilmente a livello comunicativo. Noi dobbiamo invertire la narrazione, dare serenità ai turisti di tutto il mondo, permettere che la Sicilia e Agrigento in primis sia quel luogo dove ricevere e ospitare milioni di persone ogni anno. Lo faremo noi anche a livello di governo con leggi importanti che nel frattempo possano dare una mano a questa azienda a sopravvivere. Si parla di credito d'imposta per dare ossigeno a queste imprese. Si parla di misure per i lavoratori che perderanno il lavoro, si parla di sospendere delle rate dei mutui, si parla di fare tutto ciò che è necessario per poter ricominciare. Oltre il livello di governo regionale che sta occupandosi della vicenda, consideriamo il livello di PIL per il quale contribuisce il settore turistico in Italia e poi il turismo culturale, che è quello che ci è particolarmente caro come città di Agrigento. Oltre agli interventi che pare siano in gestazione, vedremo come si svilupperanno a livello di regione siciliana, noi mercoledì abbiamo convocato gli operatori per fare insieme un'analisi di prospettiva su quelle che sono intanto il contesto generale per cui grande parte è emerso oggi in questa occasione, ma penso che anche mercoledì si potranno definire ancora più in dettaglio eventuali azioni da porre in essere all'interno di quella che è la vicenda comunale. Ecco, questo penso che sia un momento utile per poter far squadra senza a volte inutili polemiche che noi tiriamo fuori. Quando un'emergenza sanitaria viene conclamata si hanno responsabilità e va gestita per come è utile che sia gestita all'interno dei tavoli appropriati. Quindi non è il momento per dividerci sulle scelte compiute dal livello nazionale, regionale e poi anche periferico, ma è semmai il tempo per stare insieme e dare una buona comunicazione d'Italia nel mondo che in questo momento purtroppo stiamo compromettendo per la vicenda sanitaria.